C'è qualcosa di molto importante che dobbiamo fare, e cioè di riscoprire il valore della prevenzione. Il mercato della medicina evidentemente ha interesse a curare, a usare diagnostici, dispositivi medici, farmaci, il più possibile. La prevenzione invece si riflette sull'aumento delle buone abitudini di vita, che hanno il grande vantaggio di diminuire le malattie. Il 50% delle malattie croniche può essere evitato, il 70% dei tumori può essere evitato, e questo evidentemente si ripercuote poi sulla necessità di curare e sulla necessità di prescrivere le malattie. Si può diminuire certamente del 50% il consumo dei farmaci attraverso delle forme di prevenzione. Ma qui c'è un grande conflitto di interessi, perché la prevenzione confligge con gli interessi del mercato della medicina. Dobbiamo quindi creare una grande rivoluzione, prima di tutto culturale, che dica che la malattia è il fallimento della medicina, e dobbiamo cominciare fin dalle scuole elementari a educare i giovani a questo problema della prevenzione. Prevenire è possibile, prevenire vuol dire evitare malattie.